Vado. Insieme a Politi scopriremo poi a cosa serve la gomma, a cosa servono i fiori, a cosa serve la gallina e a cosa servono le carte. E rinasce. È tutto bianco. È inverno. È un effetto. È neve. Bello questo spot. Potevo mai... anche a non venire oggi. Bello, no, mi piace. Buono. Un passettino più alla tua sinistra, se vuoi. 3, 2, eccetera, eccetera, eccetera. Eccetera. Ravasai. Tocco fosala, non ho mandato la cola. 3, 2, azione. Persone come noi. Perdonare con poco un grande sorriso. Persone come noi, un'associazione a scopo umanitario, un'associazione che lavora principalmente per i diritti dei bambini, diritti che vengono violati adesso nel 2011 più quasi di sempre. Probabilmente riteniamo che questa sia una cosa un po' inconcepibile, diciamo. La cosa più importante di Persone come noi è che è nata da delle persone per delle altre persone, nella maniera più semplice e più spontanea del mondo, e dopo 10 anni, visto che facciamo il nostro 10° anniversario proprio quest'anno, sta facendo delle cose grandi, grandi per gli altri, non grandi per noi, e quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti di questo. Il Grande Mago, intanto perché il Grande Mago è una persona straordinaria, ci sta aiutando, ci ha aiutato, collabora con l'associazione, perché immagino che in qualche modo, a suo modo, sicuramente si è ritrovato ad avere una certa sensibilità nei confronti di persone che soffrono, di bambini che muoiono o di situazioni che hanno del drammatico vissuto giornalmente, diciamo. Per giocare con Alessandro Politi è sufficiente vedere Alessandro Politi, prendere un caffè con Alessandro Politi, salutarlo, vederlo o parlare di calcio, di qualunque cosa, diventa tutto un divertimento, una cosa straordinaria. Con lui stiamo portando avanti un programma che è iniziato qualche anno fa, che accoglie i bambini orfani a causa dell'HIV in Kenya. Abbiamo un centro che ad ora ne accoglie 800, bimbi che arrivavano dalla strada, bimbi che vivevano situazioni terribili ogni giorno. Persone come noi lavora in 11 paesi del mondo attualmente. La verità è che poi si parte appunto dalle problematiche principali, quelle dei bambini, quelle delle priorità e delle emergenze e delle post-emergenze, ma si finisce poi per lavorare davvero innanzitutto per il futuro delle persone, che in quei posti in generale è quasi sempre inesistente. Ci
ci manca questo pezzo di strada, circa un centinaio di chilometri per arrivare a Mero. La sofferenza delle persone, di chiunque, ha più o meno il valore della nostra, quindi un qualunque momento difficile ci può aiutare a pensare che cos'è un momento difficile tolto, comunque in qualche modo levato, ecco, a qualcun altro in difficoltà. Al giorno d'oggi pensare alle cose che succedono, alle persone in difficoltà, e pensare che un giorno potrebbero non più succedere è quasi un sogno. Questa cosa qui, che viviamo in un modo anche ludico, no? Giustamente, perché è importante farlo in genere nella vita, e quindi tanto di più in questi giorni in cui stiamo viaggiando per Meru per fare questo spot. Facciamo qualcosa per qualcuno, qualcosa che nella maggior parte dei casi per quel qualcuno è indispensabile, fondamentale e inestimabile, perché queste bimbe che con questo spot cerchiamo di andare a aiutare arrivano da situazioni veramente terribili di difficoltà e di disagi che neanche noi ci possiamo immaginare. Quindi direi ludico, divertiamoci, ma fondamentalmente sapendo che stiamo facendo una cosa che è molto facile che sia giusta. Il progetto per cui Alessandro adesso sta dandoci una grande mano è quello in Kenya, dove abbiamo questi 800 bambini orfani di strada, e ogni volta che andiamo a trovarli è una festa enorme. Mi chiamo Padre Francis Limoriwa. Sono un sacerdote diocesano nella diocesi di Meru in Kenya. Mi preoccupo di problema di bambini orfani e bambini di strada. Da 1999 sono partito con un progetto di ragazzi di strada, e nel 2006 sono partito con un progetto di bambine orfane. Adesso mi trovo con tanti bambini che hanno bisogno, che devono vivere, studiare, e per quello che io mi trovo in una situazione dove devo invitare tutti gli uomini di buona volontà di pensare di fare qualcosa per questi piccoli.
quando feci un'esperienza in Africa 15 anni fa, in quel caso avevo visto le situazioni peggiori, le situazioni drammatiche dei bambini che morivano per la strada, le situazioni veramente le peggiori di tra tutte quelle che si possono trovare. La sensazione che mi rimase era quella che da tutte le persone che avevo incontrato era quella appunto della normalità e dell'essere persone normali, persone proprio come noi, con i loro sogni, con le loro cose, con il loro lavoro, con la loro famiglia. In quel momento lì pensai che il resto che avrei cercato di fare per andare contro queste realtà l'avrei un po' legato appunto a questa sensazione mia personale. La mia vita è il mio lavoro, questa è qualcosa di più della mia vita, del mio lavoro, è quello che tra virgolette la mia vita e il mio lavoro seguono. What's your name? From? I'm Silvia. Nel senso che è una passione più forte, una cosa in cui credo molto di più di quanto io non creda a tutte le altre cose legate al lavoro e alla vita e alle altre cose che mi riguardano, ecco. How old are you? Two. Two, no? Class two. Father, hi father. Ciao. Sono bambini che io l'aiuto. Ciao. Perché la mamma non sta bene. Ciao. Allora io pago per loro per la scuola. Lei è contenta di vedermi. Sì, eh. Hai visto ha cambiato? Sì, sì, ma quando vedono lui father. Ci stiamo addentrando nei luoghi più difficili, diciamo. Siamo lontano dal villaggio di qualche chilometro, credo. Camia. Allora mi figa uomo. Dio. Devo arrani, sono quei stessi. Ha corso fin qua. Ha corso fin qua la bimba. Dio. Penna su lei. Una penna su le zana. Dio. Loro amano la scuola. Andali bene, penna su lei, ma fa poco. Andam bio. Andam bio. Dio. Chi ama la scuola, corre. Corre. Ma tutto un giorno tu piglia piccia! A tembe a quenu mna pata maembe kutoka kwa shushu. Stanno mangiando i manghi perché hanno fame. La mtu ale maembe yake vizuri kutoka kwa shushu, si ndio? Tuna manga maembe. A piccia! Rwanjue! Njoo hapa wewe. Njoo hapa. Aje danga. Namna gani? Mtoto wake wa pili. Na huyu? Quella è la figlia. Ah. Questa è la casa dove dormono. È una capanna fatta di legna che si trova nella zona, ma
loro avranno un piccolo terreno dove devono sopravvivere. Conosco questa famiglia perché aiuto i loro figli con aiuto per la scuola. Io ho visto con i pastori nomadi, la vita era così, senza un letto. È tutto legno, c'è niente. Non c'è materassi, c'è niente. Qua non è come i pastori nomadi hanno le mucche, le capre, poi sono animali selvatici, uno si può sopravvivere. Ma qua deve dipendere su agricoltura, e con agricoltura quando c'è la siccità come questi 2 anni che c'era niente. E poi adesso non avranno un buon raccolto perché i maizi sono, la pioggia è stata poca ancora. E come avere soldi per fare una casa e per comprare tutte queste anche per pagare per la scuola. Per me questa è una cosa molto triste. Vedi, con questo letto tutti, non so, alcuni dormono sotto. Questa è la loro toilette, si chiama Pozzo Nero. Loro non sono in grado di avere legno o la mera per costruire bene, è costruito così. No, lui ha un problema alla gamba che non riesce tanto a camminare, infatti è fasciato. Questi sono bambini di una scuola pubblica ma sponsorizzata dalla mia parrocchia. Adesso andiamo a vedere casa di uno di loro. Sono case costruite con fango, significa con il materiale locale. Queste sono persone che ancora sono dietro. E questi bambini, come è la prima volta di vedere un grande gruppo di persone così, per quelle che corrono. La gente, i genitori hanno detto a loro di stare attenti con le persone che fregano bambini. Abari bene? Hapa niko nani? Kwa kijana ingine? Stingo. Anaitwa nani? Stingo. Stingo sana. Va bene? Mi hanno regalato questa maizi, ma è calda. Venite a mangiare mais, dai. Metto a baba quattro. Questa sta preparando il cibo per stasera per mettere qua e fare da mangiare. E questa è la cucina. E lei ha detto che mi chiamano padre di bambini. Questa è, si usa terra e usa le rami, con le rami e poi dopo fango e poi escreta di mucche. E questa è la nyumba ya mama. In questa stanza si dorma la mamma con 2 figli. È una cosa molto semplice e questa veramente è l'Africa. Kariba in Kenya. I know just what this one. I have a ball. I put it there. I have a ball. I can put it down. Epipeta. 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 I have a ball. I can put it down.
have a good day. I put it there. I'm a better. E l'idea di fare tutte queste cose viene da mia fede, ma è importante che io vi dico quella che mi ha detto mia mamma. Mia mamma mi ha detto: se io ho accettato diventare sacerdote, devo guardare i bambini piccoli e gli anziani e io sarò benedetto. Così da 29 anni fa, da quando sono stato sacerdote, ho dedicato la mia vita per dare un sorriso ai bambini. Questa è la cola. I motivi della cola è quella di ridurre la fame. Così uno prende la cola per non sentire la fame. E chi vende la cola? La cola si usa per riparare le scarpe. Allora è diventato un affare, perché con tanti bambini di strada uno pensa di fare un business. Così non dobbiamo dare bambini soldi perché loro vanno a comprare la cola, dobbiamo dare bambini latte e pane, ma questa non è soluzione. Io ho pensato l'unica soluzione è quella di creare un centro per dare loro la possibilità di preparare per un futuro migliore. Ma adesso io non posso prendere loro perché devono fare una scelta libera. Questa è una droga leggera, dov'è? Questa si chiama la mira. E tanta gente anche sopra usa questa qua per non dormire. Tutti sono miei amici, perché devo convincere loro con l'amicizia possiamo... Per aiutare questi bambini io cerco di dare loro la possibilità, e io credo nella libertà dell'uomo, e questa libertà si parte dall'inizio, quando l'uomo viene qua deve scegliere. Allora questi bambini che non hanno papà né mamma, io divento per loro loro papà e mamma, ma non sono qua per forzarli. Allora io credo che loro devono decidere di stare o non stare. Non sono forzati, è scelta libera.
Queste sono ragazze di strada, la vita è molto dura. Quest'ora siamo alle 10:30, loro sono nella strada e vivono insieme con i ragazzi. È quello che dobbiamo salvare quando sono già con loro nonni e zii, ma non quando entrano nella strada perché è difficile. Perché ho tentato con 20, non siamo riusciti a aiutarli. Almeno hanno una volta nella settimana qualcosa di dignitoso. Questa latte aiuta di depurare un po' dalla droga. Sì. Adesso dobbiamo aspettare così cominciano ad andare, rimaniamo con i capi, gli facciamo un regalo. Ok. Più latte. Loro ti aiutano. Mi aiutano. Tutto. Sonene per loro come controllare tutto questo gruppo. Nel 2012 non possono morire 25.000 bambini di fame al giorno. Vorrei convincere le persone che in un qualche modo questo numero straziante, terribile, 25.000 bambini al giorno che muoiono di fame, in qualche modo tutti insieme si può portare a zero. E la cosa che sento di più e penso che sia una questione soltanto di consapevolezza comune, quella che manca, quella che non pensa, che non si ferma mai a ragionare sul fatto che con poco si potrebbe davvero cambiare questa situazione orribile, la definirei attuale, di questo millennio e di questo tempo in particolare. Quello che io sto facendo in questo paese è come uno che sta seminando i semi. Cadranno in buone terre, saranno in buoni frutti. Allora io credo che saranno i frutti in tutta questa opera. E c'è questa canzone che mi è piaciuta molto, basata su questa mia opera. E io vorrei cantare. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Zikamea, zikazaa. Zikamea, zikazaa. Zikamea, zikazaa. Zikamea, zikazaa. One will be, you'll be seen by many people in Italy. How beautiful you are, right? How beautiful you are, inside and outside, all right? They will also see how handsome I am, all right? Yes. Yes. Yeah.
Ogni 3 secondi nel mondo muore un bambino di fame e povertà. Se con un gioco di magia si potessero cambiare le carte in tavola, allora tutto sarebbe più semplice. Ma non si può. Cosa farai tu nei prossimi 3 secondi? Fai la cosa migliore. Aiutando chi ogni giorno dedica la sua vita agli altri, togliendoli dalla sofferenza, per farli vivere e fargli amare la vita. Insieme a persone come noi, anche tu potrai compiere la magia più bella del mondo. Far sorridere un bambino, donandogli fiducia e speranza. Persone come noi, per donare con poco un grande sorriso.